Grazie Anna, grazie al Movimento Federalista Europeo per l'invito e grazie anche a tutti gli altri ospiti e a chi ci sta seguendo. Abbiamo deciso di avviare un progetto, un movimento paneuropeo di iniziativa popolare, quindi un movimento politico al 100%, ma che invece di competere nella ricerca del consenso per le elezioni, porta avanti dei temi attivando gli strumenti di partecipazione democratica, civica, cioè, accessibili ai cittadini. Perché abbiamo preso questa decisione? Perché ci pare che oggi sia l'anello mancante della politica, nel senso che, abbiamo, se vogliamo stare al tema al quale ci richiama il segretario generale dell'ONU con delle parole molto importanti e molto gravi che avete letto, abbiamo avuto un anno fa decine di milioni di persone in piazza, senza però che quei decine di milioni di persone in piazza per fermare i cambiamenti climatici avessero, diciamo così, un piano, un progetto, una proposta istituzionale. Non hanno fatto in tempo da un certo punto di vista e poi è arrivata l'epidemia da coronavirus. Dall'altra parte, chi ha il potere, le istituzioni che possono tecnicamente affrontare e discutere le soluzioni possibili, si muovono in grande ritardo. È stato appena siglato l'accordo all'interno del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea su una riduzione delle emissioni del 55% rispetto al 1990 entro il 2030, che è un obiettivo, da un certo punto di vista ambizioso rispetto alla situazione precedente e dall'altro, del tutto insufficiente. Questa decisione è stata presa in un momento, di particolare solitudine dei responsabili, politico-istituzionali, perché una lezione che ci viene dalla pandemia è che, come, ricordava prima Federico, la, conferenza per il futuro dell'Europa, cioè esattamente lo strumento che avrebbe dovuto ospitare un confronto, un dibattito civico sulla riforma della Unione Europea, è stata rinviata, vedo che c'è qualcuno che sta spammando, la chat, è stata rinviata a data da destinarsi. E questo è emblematico di come, sia l'Europa che i governi nazionali decidano proprio nei momenti più, difficili, di accantonare, di mettere da parte, il tema del coinvolgimento dei cittadini. Quindi, l'idea di Humans è proprio questa: creare un ponte tra una società civile che rischia di essere, diciamo, priva di agganci e strumenti per incidere nella vita politico-istituzionale e dall'altra parte un mondo politico-istituzionale che invece è sempre più autoreferenziale e soprattutto, ed è il grande limite, la grande tara della politica elettorale da sola, cioè se non integrata da meccanismi di partecipazione, la concentrazione sul breve periodo, sulla ricerca del consenso di breve periodo e all'interno, restando all'interno, dei, confini, nazionali. E noi sappiamo che i grandi problemi del nostro tempo, non solo i cambiamenti climatici, ma anche la prevenzione delle pandemie e la risposta alle crisi pandemiche, lo abbiamo imparato in questi mesi, ma anche il tema delle crisi finanziarie internazionali o del governo, della pressione migratoria, non possono essere affrontati efficacemente senza una dimensione transnazionale, come minimo continentale, e con una capacità di guardare nel breve periodo. E quindi
abbiamo attivato, ne parlerà Virginia, gli strumenti delle iniziative dei cittadini europei, delle petizioni. Ora chiediamo che ci sia la conferenza per il futuro dell'Europa, ma comunque ci muoviamo per una conferenza auto-organizzata che possa anche avere una parte, una componente di cittadini estratti a sorte sul modello di quello che sta accadendo in tante parti d'Europa. Quindi credo che da federalisti europei, quali siamo e anch'io mi ritengo, dobbiamo non limitarci a presentare un progetto di riforme istituzionali, ma agganciarlo a degli obiettivi di merito sulle singole battaglie e sui quali innestare l'attivazione degli strumenti di iniziativa popolare. Proprio su questo chiedo a Virginia Fiume, che è coordinatrice di Humans, di proseguire questa presentazione. E mi fa piacere intervenire subito dopo Marco per appunto raccontare come in maniera concreta stiamo cercando con Humans come progetto di dare corpo e possibilità ai cittadini europei. Ritengo che prima della pandemia ci sia stato un altro grande shock per l'Unione Europea che ha creato delle condizioni nella difficoltà per i cittadini per rendersi conto del ruolo importante che potessero avere proprio nella vita dell'Unione Europea, e questo grande shock è stato la Brexit. Credo che questi due momenti, nella loro drammaticità, ovviamente estremamente diversa, ma quello che li accomuna è appunto questa chiamata a un senso di responsabilità e un'azione concreta e pratica dei cittadini, siano stati un elemento di accelerazione del percorso che appunto descrive Marco, che richiede a noi cittadini di entrare in azione in prima persona. E tutti i livelli istituzionali, dall'Unione Europea nei suoi trattati, con lo strumento dell'iniziativa dei cittadini europei, che è uno strumento ufficiale di interlocuzione tra i cittadini e la Commissione e il Parlamento, per quello dove ci sono le competenze, ma anche poi negli stati nazionali e a livello locale, sia uno spazio importante per i cittadini per fare politica nel senso più proprio della parola politica, cioè far accadere dei cambiamenti o quantomeno porre all'attenzione dei rappresentanti della democrazia, diciamo, rappresentativa, quei temi centrali che, appunto, come descriveva Marco, rischiano di non essere mai affrontati perché magari poco interessanti in una ricerca del consenso elettorale. Quello che cerchiamo di fare con Humans, e cerco di raccontarlo per punti in relazione ai temi di questa sera, è proprio questo, cioè identificare i temi dove occorre un intervento urgente, attivare gli strumenti della democrazia partecipativa, quella istituzionale, per permettere che i cittadini abbiano un gancio ufficiale all'interno del processo democratico, appunto con gli strumenti che già esistono o con quelli che possono essere inventati e creati, e attraverso questo strumento creare un'altra cosa molto importante, che è la possibilità di un evento come quello di stasera, cioè ragionare insieme su dei temi e proporci tra organizzazioni, movimenti, gruppi, di collaborare, unire le forze per portare le nostre non solo voci, ma proposte all'interno delle istituzioni. Elenco qui tre delle iniziative principali portate avanti da Humans che sono pertinenti di stasera. Prima è proprio l'iniziativa dei cittadini europei StopGlobalWarming.eu. StopGlobalWarming.eu è un'iniziativa che propone, la presento in maniera molto sintetica e poi siamo entrambi felici di approfondire, propone una politica di carbon pricing a livello di Unione Europea. Cosa significa carbon pricing? Significa dare un prezzo alle emissioni di CO2 e quindi spostare il costo dell'inquinamento su chi inquina e non su chi lavora. Questa è l'idea alla base del carbon pricing, come lo propone StopGlobalWarming.eu. Quindi dare un prezzo alle emissioni di CO2 a livello di Unione Europea
e usare quei ricavi per due scopi. Da una parte avere risorse per la transizione ecologica e dall'altra ridurre le tasse sul lavoro. Lo facciamo con un'iniziativa dei cittadini europei che significa raccogliere 1 milione di firme in tutti gli stati membri dell'Unione Europea, col conseguimento di questo 1 milione di firme ufficialmente la Commissione Europea deve dare ascolto ai promotori dell'iniziativa e agire sulla proposta. Nello stesso tempo anche il Parlamento europeo ha un'audizione con i promotori dell'iniziativa e quindi può prendere anche una sua, un suo percorso. È molto difficile raccogliere 1 milione di firme nell'Unione Europea, anche perché l'iniziativa dei cittadini europei è uno strumento, sebbene previsto dai trattati, quasi clandestino, quindi ogni occasione come quella di questa sera, ringrazio ancora gli organizzatori per invitare per prima cosa i cittadini a firmare stopglobalwarming.eu e quindi portare avanti questa proposta ufficiale, è un primo passo per portare avanti una proposta concreta. Il secondo livello d'azione di stopglobalwarming.eu, e ringrazio, visto che sono i movimenti federalisti europei del Veneto a organizzare questo incontro, abbiamo cercato e stiamo cercando in tutta Europa di trovare il supporto a questa iniziativa anche a livello di sindaci e amministratori locali. Per esempio il sindaco di Negrar in Veneto, grazie anche a Dan Parri, è uno dei sindaci insieme al sindaco di Palermo, al sindaco di Dortmund, al sindaco di Francoforte, di Dublino e di tante altre città europee che si stanno facendo portatori da una parte della proposta del carbon pricing, ma dall'altra di un servizio di informazione ai cittadini sulla possibilità di firmare le iniziative dei cittadini europei. Quindi questo è un primo elemento concreto. Il secondo elemento concreto è stata, proprio all'avvio della pandemia, una petizione al Parlamento europeo, che è un altro strumento di partecipazione che di solito, cioè che può essere avviato anche da un solo cittadino europeo. Noi abbiamo usato lo strumento, come Humans, abbiamo usato lo strumento della petizione per fare delle proposte molto concrete di riforme anche delle competenze dell'Unione Europea per la gestione delle emergenze. Quella del Covid è stata quella che ha fatto lo slancio a questa petizione che si chiamava You Can Do It, ma anche le emergenze sociali e climatiche. You Can Do It ha visto una mobilitazione, una raccolta firme a supporto di questa petizione ufficiale di oltre 10.000 cittadini in tutta l'Unione Europea e anche qui svariati sindaci di tutta Europa che l'hanno sostenuta. Siamo riusciti, interloquendo con i parlamentari europei, a far sì che la Commissione Petizioni del Parlamento affrontasse questi temi con una procedura d'emergenza e il 30 aprile del 2020 abbiamo potuto presentare e portare la voce di questi cittadini davanti alla Commissione Petizioni. Una delle richieste di You Can Do It era, da una parte, appunto, delle misure in materia di cooperazione tra gli stati membri per la gestione dell'emergenza, ma c'era anche il punto di una convocazione immediata della conferenza sul futuro dell'Europa. Perché? Perché appunto, come diceva Federico e come riportava Marco, questo appuntamento sarebbe dovuto iniziare il 9 maggio e il fatto che sia stato annullato, probabilmente anche per la mancanza di interessi e le criticità, però diciamo che è stata una bella scusa per ridurre la partecipazione democratica, forse nel momento in cui l'Unione Europea aveva da una parte il maggiore bisogno di questo appuntamento, ma dall'altra in un momento in cui probabilmente i cittadini guardano anche con maggiore fiducia a quello che può fare l'Europa. Secondo me vale la pena ricordare come nella gestione dell'emergenza molte delle responsabilità e delle scelte siano state gestite a livello locale e regionale, mentre invece quanto sarebbe importante avere una gestione coordinata a livello di Unione Europea dell'emergenza. Quindi da una parte la tutela dello Stato di diritto, cosa vuol dire stato di diritto in condizioni di emergenza, dall'altra le misure, i dati, la condivisione dei dati, dei trial clinici, ma anche dell'accesso al vaccino, ma la conferenza sul futuro dell'Europa come momento che diventa sempre più urgente per ragionare sulle riforme che ormai sono necessarie e sono inevitabili. Proprio per questo cito l'altro fronte di iniziativa che con Humans abbiamo aperto, che è una rete di organizzazioni, movimenti e gruppi in tutta Europa che si chiama Citizens Takeover Europe. Questo progetto
non è solo un laboratorio di analisi sull'importanza della conferenza sul futuro dell'Europa, che è estremamente importante, ma è uno spazio dove chiunque stia facendo analisi sulla conferenza sul futuro dell'Europa è invitato a partecipare, perché appunto da una parte stiamo cercando di creare una pressione di cittadini e movimenti da tutta Europa per questo appuntamento, dall'altra abbiamo presentato un'altra petizione al Parlamento europeo che chiede soprattutto e rafforza in un certo senso il ruolo del Parlamento rispetto alle altre due istituzioni europee a chiamare un processo trasparente di negoziato e di discussione su come deve funzionare la conferenza sul futuro dell'Europa, e chiede che questa venga disegnata garantendo la massima collaborazione possibile tra i cittadini e le istituzioni. Perché? Perché se non ci sarà questa collaborazione, qualunque scelta venga, seppure si dovesse fare questo incontro, non avrà la stessa forza che invece può avere coinvolgendo i cittadini, per esempio attraverso strumenti come le assemblee dei cittadini estratte a sorte, che garantirebbero una rappresentanza vera e reale della demografia e della composizione della cittadinanza europea, e dall'altra permetterebbero, per come sono strutturate le assemblee dei cittadini nei posti in cui sono state istituzionalizzate, pensiamo all'Irlanda che ha cambiato la sua regolamentazione sull'aborto grazie all'istituzione dell'assemblea dei cittadini, Macron stesso le sta utilizzando per affrontare il tema dei cambiamenti climatici, sono uno strumento che integra l'istituzionalizzazione di un processo deliberativo, l'interlocuzione tra cittadini ed esperti per arrivare a dei processi deliberativi che siano effettivamente condivisi a livello sociale. L'attivazione di questi strumenti, l'attivazione di queste reti è secondo noi essenziale appunto per rafforzare il rapporto tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, con lo scopo di avere una democrazia che funziona meglio in senso assoluto. Queste sono alcune delle iniziative che portiamo avanti. Ovviamente nel corso della serata spero ci sia modo magari di rispondere a delle domande o di approfondire, però ci sembra importante raccontare con degli esempi concreti quello che i cittadini possono fare. Chiudo invitando nel frattempo già tutti a intanto fare la prima azione che ogni cittadino europeo può fare, che è firmare l'iniziativa dei cittadini europei stopglobalwarming.eu per il carbon pricing nell'Unione Europea, perché sono dei diritti che abbiamo e sono previsti, e come forse la storia ci insegna è sempre meglio usare i diritti quando ci sono per poterne poi beneficiare anche in futuro. Grazie per lo spazio e l'opportunità.